Buongiorno a tutti e benvenuti, grazie per la pazienza di dedicare un sabato pomeriggio a un argomento non propriamente, come dire, facilotto, facilotto perlomeno nelle parole, visto che il tema di questa chiacchierata che cercheremo di imbastire più Luca, io faccio più che altro il mio ruolo di spalla, però spalla pensante compatibilmente con gli orari. È quello di parlare, la mia, come dire, il matematico che c'è in me direbbe l'utilizzo ricorsivo della forma algoritmica, perché per dirla in termini più normali è che poi noi stamattina abbiamo avuto questi grandi ragionamenti sull'uso dell'algoritmo, quanto gli algoritmi entrano nella nostra vita. Premessa, noi, è vero, noi usiamo il termine algoritmo e lo associamo a dei termini che poi dal punto di vista, anche se vogliamo, linguistico, non sono la stessa cosa. Cioè, algoritmo è buona parte delle cose che ci circondano, no? Anche perché buona parte delle cose che ci circondano si basano su dei costrutti che sono quelli della programmazione dei computer, no? Che sono algoritmi. Poi, in effetti, ed è quello che abbiamo voluto fare quest'anno in Digit, l'algoritmo ha un'influenza pesante, sia, e qui visto che siamo, penso in buona parte giornalisti, su quello che è la costruzione dell'informazione e la diffusione delle informazioni oggi come oggi, e anche quella dei cittadini dal punto di vista, diciamo pure, passivo, cioè della privacy, dell'interazione con le persone. Breve presentazione, le faccio io, presento, mi chiamo Vittorio Vastelli, chiamiamolo giornalista, però con una forte competenza, come dire, matematico-informatica, e vivo in una città, prevalentemente in una città che si chiama Torino. Luca è una persona che ho conosciuto abbastanza bene solo oggi e che direi ha una formazione più incasinata della mia, nel senso che ha costruito un percorso conoscitivo, si direbbe oggi, partendo da delle basi completamente diverse da quelle che uno normalmente anche nell'accademia si penserebbe, no? E però, ve lo racconterà, si è costruito un'attività, si è costruito, come dire, una vita, su delle cose estremamente interessanti. Direi che passo la palla a lui, abbiamo penso un'oretta giù di lì di chiacchierata nostra, poi noi ci auspichiamo che compatibilmente con la forma soporifera che ha il pomeriggio, abbiate anche delle domande, dei dubbi, delle cose, in modo tale che il tema venga sviluppato sia per le vostre curiosità, diciamo, di coloro i quali si occupano dell'informazione, sia di coloro che si occupano anche della loro vita di cittadini. Grazie. Chiedo all'operatore. È un problema se mi alzo? Ah, ok. Ah, finalmente. No, perché sennò dopo, quando parlo da seduto, mi sembra di essere tipo. Sì, sto abbastanza. Vabbè, posso. Ok, perfetto. Vabbè, allora, Vittorio ha il ruolo di tirarmi una botta sul fegato, sulle ginocchia, quando comincio a fare delle cose che hanno tutta la forma della supercazzola. Quindi, diciamo, lui è il controllore di qualità. Sì. Ovviamente, sì. Quindi, già il titolo promette bene, l'algoritmo dell'algoritmo. Generalmente qua si starebbe tra una posizione tra me coglioni e sti cazzi. Però, di che cosa parleremo? Parleremo di, intanto, vabbè, lui mi ha già brutato, mi ha bruciato la presentazione perché avevo cercato di essere simpatico, faccio un po' questo perché sono qui, e poi se va avanti anche il coso, vediamo. Cioè, ecco, eccolo qua. Ha una reattività da criceto questa cosa. Comunque, in sostanza, parlo di dati e algoritmi analizzati su quello che è il progetto Facebook Tracking Exposed. Ve lo faccio vedere dopo. È un plugin che si installa su Chrome e su Firefox e serve in sostanza per potersi scaricare su un foglio CSV, che è praticamente il corrispettivo aperto, formato aperto di un formato Excel, tutta la propria timeline. Che ci scorre sotto i nostri occhi. E abbiamo trovato questo vanaglorioso e molto modesto payoff, che la timeline di fatto è la propria nuova agenzia di stampa. Quando mi sono occupato di fare corsi su Wikipedia e bla 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 bla, bla generalmente le persone che avevo davanti, che erano studenti delle scuole superiori, gli chiedevo: ma quali sono le vostre principali fonti informative? E allora, secondo voi, adesso creo un sondaggio,
Che cosa, allora, l'età era più o meno sui 14 anni. Qual era la base informativa? Social. Facebook, ottimista. Poi, s'altra? Un'altra? Instagram, no. No. Yahoo Answer. Praticamente è il corrispettivo delle domande e risposte su Cioè. Chi si ricorda Cioè? Eccolo là. Quindi, sotto, subito sotto c'era Wikipedia. Aranzulla. Allora, Aranzulla fa 2 milioni di euro al mese, cioè smazza alla grande, dovrebbe essere il nostro maestro. Aranzulla è un grande. E, comunque, seconda Wikipedia, Wikipedia perché naturalmente è utile per copiare le tesine. Quindi, la cosa che si andava a spiegare era quella di dire, vi insegniamo a copiare bene, perché il problema molto spesso è che copiano e non si accorgono magari di che cosa stanno copiando e soprattutto che magari potrebbero, prendendo le fonti da cui sono formate le voci di Wikipedia, creare dei tanti testi diversi, ma sono copiati tutti dalla stessa fonte. Su Facebook, invece, succede un po' una cosa particolare, che molto spesso noi riceviamo materiale informativo o pattern informativi, qua guardo sempre il mio controllo di qualità, perfetto, è già un po' più supercazzoloso, e che in sostanza è molto spesso privo di fonte, o la fonte che viene citata non è molto verificabile. Quindi il problema è che rispetto a uno standard di piattaforma come potrebbe essere Wikipedia, ho una sottrazione di valore che è molto più consistente, allo stesso tempo però ho una fruibilità che è molto più elevata. Perché per andare su Wikipedia devo fare una serie di operazioni, su Facebook invece ci vado diretto, mi arriva il post 1, 2, 3, indignatevi, e là comunque, anche se sei una persona generalmente molto composta, ti indigni lo stesso. E quindi, su che cos'è che incide l'algoritmo? L'algoritmo incide su quello che è la capacità di aumentare o potenziare quello che io cliente, perché per Facebook sono un cliente, posso, diciamo, trovare maggiore soddisfazione nell'esperienza che avrò su Facebook. Tutto questo perché ogni timeline è frutto di un'architettura di algoritmi. Chissà dirmi che cos'è un algoritmo? Conto i 10? 1, 2. Wikipedia aperta, volete che lo vedo. Sì, no, dai. Dai, qualcuno sa che cos'è alla fine un algoritmo? Chi è che sa? Vai. No, vabbè, ma tu sei... Tu imbrogli. Ma tu hai ascoltato oggi, no? Chi è che mi sa dire come si fa una pasta al pomodoro? Ecco, me la dice, signora. Si parte da prendere una pentola e accendere il fuoco. Partiamo dalle basi. Di avere un fornello, acqua, una pentola, il materiale da cuocere, si mette l'acqua nella pentola, si accende il fuoco, si mette lì, poi si comincia a preparare il sugo del pomodoro, in genere fresco al momento, e poi si scola quando è pronta, si condisce, cioè una sequenza di cose. È un algoritmo. La bravura della signora è stata che addirittura è riuscita ad atomizzare, visto che rispetto a stamattina sono riuscita a dirlo, ad atomizzare le attività a quella che sarebbe quella più ridotta. Il problema è che appunto quando ci troviamo... Allora, che sia una ricetta per fare la pasta al pomodoro, ci siamo, chiunque è in grado di comprenderla. Ma se io comincio a renderla automatica, per cui rispetto a spaghetti metto una variabile che possa valere per qualsiasi tipo di pasta, e quindi non posso mettere tutto l'elenco spaghetti, penne, tortiglioni, eccetera, ma metto che so X, e all'azione che magari potrebbe essere accendi il fuoco, eccetera, ci metto un'altra funzione, perché potrebbe questo stesso tipo di sequenza potrebbe essere portata su un altro tipo di cottura o di procedura o di ricetta, è ovvio che quella che magari è una semplice pasta al pomodoro, con le variabili o esposta secondo funzioni matematiche o logiche anche semplicemente, comincia ad avere un po' di più esoterismo, ecco. Però alla base di tutto cosa c'è? Cioè che se la nostra timeline è un'architettura di algoritmi e che comunque alla fine questi algoritmi sono un insieme di cose che partono proprio dalla roba più semplice, più banale, se noi non siamo in grado di poter gestire e comprendere o riconoscere le attività minime che svolgiamo nella nostra esperienza su Facebook, per esempio, è chiaro che si innestano dei meccanismi di
modellazione o di suggerimento più o meno conscio o consapevole da parte dell'algoritmo di Facebook. Quando non capite, mi dite subito e mi tirate dietro qualcosa e ci siamo. Quindi, vai, dimmi. Sì, perché tanto mi sono alzato per quella, è più facile prendermi. Allora, quindi, l'algoritmo è una sequenza di azioni elementari. Io pensavo che ci sarebbe, invece la signora mi ha bruciato tutta una serie di slide, quindi... Quindi, allora adesso, siccome sono, che ore sono? Le 3:40, siete più o meno svegli. Chi è che cominciamo a fare un esercizietto? Che cosa fate quando andate su Facebook? Sapete segmentare, suddividere, come ha fatto la signora, le attività minime che fate su Facebook? Possiamo aspettare la vostra attività su Facebook desktop e su Facebook smartphone? Bravissimo. Su desktop. Chi è che si vuole immolare? Dai, qualcuno che venga qua, perché tanto sennò tutte ste robe qua frontali sono una rottura di balle. Chi è che viene qua per fare... Lo proviamo direttamente, magari. Viene lui? No. Chi è che viene? Dai, vieni tu, Piero, dai. Sì, ovviamente ci devi dire anche le password. Ci devi dire le password. Sì, cancella i gruppi che sappiamo che... No, dite cosa c'entra. I siti porno sono quelli, tra l'altro, che hanno degli algoritmi fantasmagorici, tra l'altro algoritmi trasversali, anche per la ragione che poi alla fine della fiera buona parte dei siti porno, scusate se qualcuno ride, però è una cosa serissima il porno, molti siti porno sono stati acquisiti sia per fare economia di scala, sia per fare trasversalità di algoritmi. Quindi sostanzialmente in modo tale che uno che visita il sito titolo a scelta, poi quando va a visitare il sito titolo a scelta, si porta dietro la sua esperienza di algoritmo, quindi gli stanno dragando tutti i suoi interessi. Scusate, dopo vado avanti su questo tema che è molto interessante. No, ma... Il porno... Allora, cosa succede? Succede intanto che cosa abbiamo fatto prima. Login, ok... Quindi significa che già abbiamo dato un'informazione a Facebook su chi siamo. Quindi non c'è... Infatti se qualcuno prova ad accedere su Facebook non loggato è una cosa insopportabile, perché hai il banner sotto, mi sembra, vuoi iscriverti a Facebook, e c'è, è una roba insopportabile, inguardabile. Successivamente la prima roba che appare... Vai! Penso di essere forse un caso che esula un po' da come si utilizza Facebook, perché poi come vedrai, ad esempio, non c'è niente di personale. Non ci sono foto della mia famiglia o dei miei familiari, e la maggior parte dei movimenti che io faccio non ci sono. Nel senso, lo utilizzo molto, faccio un uso abbastanza forse rozzo, nel senso le cose che magari scrivo per i giornali quotidiani, la vivo come uno spazio ulteriore dove mettere i contenuti. E questo mi dà un ritorno anche con gli studenti, per esempio, ho fatto anche Benedetto ha fatto, credo, la pagina per le sue cattedre, i suoi insegnamenti, perché ormai non li agganci più con le mail. Quindi lo uso molto come strumento professionale. Infatti tanti ti dicono, ogni volta che li incontri, siccome la vita reale è diventata quella, no? D'accordo, non ci sono più separazioni, e ti vedono come uno che non ha problemi. Perché tu online i tuoi problemi non li metti, almeno nel mio caso, no? Dici, ah, tanto ti vedo sui social, va sempre tutto bene. Dicono, guarda, sui social tante volte non li metti. La cosa divertente è che io sono uscito per quasi un anno da Facebook e alcuni pensavano che stessi male o che mi fossi separato. Sì, ma ti sei separato? Bah, mia moglie disse di no, cioè sono ancora a casa, quindi però pensavano che fossi uscito. Allora, generalmente... dopo magari vi posso far vedere dal mio account, che dovrei aver installato, no, forse da un altro, però comunque vabbè, vi volevo far vedere come funziona il plugin. Allora, lui è un problema per Facebook, perché di fatto non fornisce tutta una serie di indicazioni. Quelli che interagiscono poco generalmente vengono intercettati da WhatsApp, quindi il problema più di tanto non si pone. Però nel momento in cui la trasformazione di Facebook non è più da piattaforma social, ma è diventata di fatto una piattaforma di informazione,
e addirittura a questo punto comincia a dotarsi anche di un piano editoriale nel momento stesso in cui affida l'apertura del servizio radio a uno come Fiorello. Quindi significa che non è più solo uno sfruttamento o un'applicazione, una ricontestualizzazione dei cosiddetti user, dei contenuti generati, ma cominciano a produrne anche di loro, partendo dal fatto che hanno sicuramente delle basi informative da cui possono dedurre dei format che sanno che sicuramente avranno successo su determinate porzioni di pubblico. Il problema è anche che la stessa Facebook lamenti, e le ultime acquisizioni lo dimostrano, che l'età media su Facebook si sta alzando sempre di più, porta comunque un riferimento che sono quel tipo di utenti che hanno ancora abitudine ad accedere a materiali informativi. Per cui qual è quello che si vuole analizzare con il plugin? Col plugin si vuole analizzare quando l'algoritmo, o meglio, l'architettura ed algoritmi, vanno a darti solo ciò che ti dà soddisfazione. Generalmente la formazione di una coscienza e di un pacchetto cognitivo, diciamo, critico, nasce anche da leggere cose che non necessariamente ci trovano d'accordo, cioè il cosiddetto materiale sfidante, ascoltare una pluralità di forme, di fonti, eccetera. Ma se io vengo visto da Facebook come un produttore di contenuti e allo stesso tempo come un cliente, è chiaro che il problema di darmi cose che sistematicamente non coincidono con i miei gusti, che lui conosce benissimo, diventa un problema abbastanza serio, perché potrebbe questo inibirmi dal generare ulteriori contenuti. Per cui nella regola che adesso si sta addirittura abbassando del 99.1, quelli che conoscono, chi è che conosce la regola 99.1? Allora, il 90% delle persone guardano, il 9% fa qualche modifica, l'1% produce qualcosa di originale. E in questo 1% ormai abbiamo capito già da oggi che non ci stanno più i giornali. Correggo, sbagliato. Attendere. Quindi nel momento stesso in cui ho una timeline a cui però non posso accedere perché scorre continuamente sotto i miei occhi, non ho la possibilità di capire quante volte che so vedo, anzi non vedo Piero Dominici, ma quante volte che so vedo i post incazzati o comunque di segnalazione di Vittorio. Non vedo che so magari Elio che condivide Data Media Hub, per esempio. Cioè, mi scorre continuamente, perché il principio dei social network, e abbiamo visto come si è diffuso il modello di Snapchat, si basa sulla non conservazione del dato. Cioè, nel momento stesso in cui io posto un qualcosa che è effimero, perché io dopo un certo tempo non ci posso più accedere, e questa è stata la grandissima intuizione di Snapchat, e che è stata portata, mi sembra, anche con le storie di Facebook, mi sembra, cioè ormai comunque il modello si è generalizzato, significa che tutta una fascia di età a livello mondiale si sta abituando a dare per scontato che tutto ciò che produce o che comunque passa davanti ai suoi occhi o per i propri smartphone non è più accessibile. Per cui l'idea di archivio fisico, digitale, che possiamo avere noi della nostra età, di fatto questa cosa sta completamente scomparendo. Questo però va quasi in antitesi rispetto a quello che è la normativa, perché da maggio circa del 2018, qua chiedo soprattutto ai legali, verrà prodotta la norma europea che deve i vari produttori di servizi digitali devono dare garanzia agli utenti di poter accedere e poter disporre dei propri dati. Significherebbe che io potrei scaricarmi tutti i dati di Facebook, ma non solamente come faccio già adesso, che mi posso scaricare l'HTML con le immagini e i miei post, eccetera, ma anche con tutti i dati che in realtà sono veramente preziosi per Facebook, cioè i livelli di interazione, il livello di amplificazione, che tipo di relazioni ho creato,
le derivazioni che si sono generate da un singolo post che ho condiviso o perché l'ho condiviso io ha avuto un certo tipo di eco rispetto a magari l'aveva condiviso Piero che l'avevano guardato un'altra fascia di utenti, di segmenti di mercato. Per cui all'interno di questo il principio abbastanza elementare che ci si era posti come algoritmo dell'algoritmo era che nel momento stesso in cui io posso avere accesso alla mia timeline e quindi scaricarla e poterla rielaborare, posso farmi un'analisi di quella che è la mia dieta informativa. Cioè, se io vedo costantemente, abbiamo capito Piero no, ma Vittorio che posta determinate cose e nella mia timeline perché gli metto continuamente like o perché comunque corrisponde ai miei interessi, mi appare sempre più spesso. Quindi le persone che lui condivide, le persone che a sua volta gli mette il like, è chiaro che mi creano la cosiddetta bolla informativa che mi porta in una sorta di costante zona di comfort. Per cui io non avrò sempre più difficilmente interazioni o confronto o proposta di un qualcosa che è contrario rispetto ai miei gusti. E qualora fosse contrario, generalmente è cosiddetto proattivo, cioè sei d'accordo? Sei in disaccordo? Perché comunque l'importante, e lo vediamo ormai come interazione, tutti devono esprimere la propria opinione. Perché ormai questo è insito nel modello di alimentazione dello stesso social network. Io infatti mi sono confortato quando, leggendo la biografia di Duchamp, lui rivendicava il diritto alla pigrizia e la libertà all'indifferenza, che secondo me sono dei capisaldi che tuttora dovrebbero essere esercitati con molta saggezza. Perché il problema è che nel momento stesso in cui entro in un ambiente di social networking, come Facebook, 2 miliardi di persone, è chiaro che ho una visione potenzialmente universale, ma se poi andiamo a guardare bene, le cerchie con cui interagiamo di più sono estremamente iperlocali oppure molto focalizzate su quelli che sono gli interessi. Difficilmente mi capita di trovare, a meno che non ci sia un mio amico che magari lo posta in maniera indignata, articoli a sostegno, che so, di ieri si parlava di Weinstein, adesso non so come si pronunci. Quindi generalmente troverò qualcuno che dice: ah, questo maiale, eccetera. Ma difficilmente ci sarà, oh, un grande, ha fatto bene, poteva farsene di più. Perché non è il tipo di utenza che magari ce l'ho io. Oppure mi trovo questi post solamente se c'è qualcuno dei miei che dice: guardate sto cretino. Quindi c'è sempre questa dinamica. Ma soprattutto la cosa più interessante è che nelle costruzioni delle pagine, che da quello che salta fuori pare che le pagine verranno accorpate, verranno tolte tutti i contenuti sponsorizzati dalla timeline che noi abbiamo e verranno messi su un altro posto, con grande gioia dei vari giornalisti, dei vari gruppi editoriali, esattamente, significa che io avrò un flusso legato esclusivamente ai miei amici, mentre tutta la parte informativa diventerà altro. E non è da escludere che possa essere targettizzata o proposta secondo modelli di pagamento o di abbonamento che altro. Vai. Posso fare una domanda politically incorrect? Allora, ci possiamo dare il tu? Allora, hai detto che lui praticamente non si presta al gioco di Facebook, però tutti quelli che non lo fanno, non condividono il loro essere, insomma, se si vuole, su Facebook, comunque vengono intercettati da WhatsApp. E se uno fa disobbedienza civile anche nei confronti di WhatsApp? Cioè, conviene fare disobbedienza civile? L'iscrizione o meno a un social network mi fa un po'... Sì, no, no, ma infatti oggi quando parlava Michele, un altro speaker, parlava oggi di quello che poteva essere l'ansia, l'incubo del controllo, eccetera. Però ne parlavo proprio con Francesca e dicevo, sì, ma iscriversi appunto a Facebook o iscriversi a WhatsApp non è obbligatorio.
Esattamente, non è, allora, la disobbedienza civile la vedo su altre cose, perché alla fine il problema è che sono realtà estremamente gravi, ma come diceva qualcuno non sono serie e non sono obbligatorie. È ovvio che però se entro in un ambito di comunicazione, ma sono tutti lì, vai. C'è una penalizzazione sociale enorme per chi non è sui social. Sociale, c'è una penalizzazione sociale e anche professionale nel nostro caso enorme per chi non è sui social, cioè per le fasce d'età cui facevamo cenno prima, è anzi una conquista importante di un'identità online e sui social, e che determina tutto un posizionamento sociale nel proprio gruppo di pari dai 14, diciamo così, ai 99 anni oramai. Per chi come noi ci lavora, a maggior ragione, non esistiamo professionalmente se non abbiamo un profilo sui social, se non monitoriamo. Probabilmente dipende anche da lavoro a lavoro, da lavoro a lavoro, chiaramente, però in generale chi fa comunicazione deve promuovere un contenuto, se non è lì è difficile che lo promuova. Allora, io mi permetto di rispondere su questo tema, in cui ho fatto azioni, direi, di psicanalisi a diversi giornalisti. Spiego. E sono d'accordo su quanto detto, cioè che chi fa un mestiere della comunicazione si trova in questa complessa posizione nel 2017 di, la parola disobbedienza civile mi piace, però di dover scegliere come comportarsi. Ok? Allora, innanzitutto c'è modo e modo di usare un social, perché qui mi sembra che l'accusato di, normalmente in Italia nel 2017 si chiama Facebook, non avete tutti i torti, detto così fra amici, però comunque la presenza su un social si può fare in un modo o nell'altro. Abbiamo due persone che mi permetto di definire competenti ed equilibrate, una è qua e l'altra se n'è andato adesso perché si è anche un po' stufato, adesso tra l'altro gli abbiamo ciulato la password e da oggi pomeriggio poi vedrete cosa succede. No, c'è anche poi il problema della sicurezza, su cui noi i giornalisti dovrebbero fare due o tre riflessioni, però se volete le facciamo dopo. Però alla fine della fiera, ok, io ci devo stare, però posso fare anche un utilizzo, direi, bilanciato e fatto bene dello strumento, che vuol dire, come qualcuno ha detto, non vado a raccontare degli affari miei, non faccio questa attività di esibizionismo che, ahimè, nello sfruttamento della rete e del social network, e che il social network utilizza dei livelli meravigliosi dell'incitazione egoica che hanno alcuni noi appena si trovano sui social. Cioè ci sono delle situazioni veramente imbarazzanti, cioè persone che nella vita io conosco e ritengo mediamente normali, ecco, che su un social network fanno delle cose imbarazzanti. Poi vengono fuori i soliti discorsi, gli insulti, le cose lì. Io l'insulto mi preoccupa di meno di certe attività che fanno persone. Volete che se ve le decodifichi? Un utilizzo assolutamente, mi permetto di dire, io l'ho visto fare anche da persone che fanno parte della polizia, e questo è ancora più preoccupante. Un utilizzo assolutamente improprio di immagine legate ai propri figli. Uno. Due. Un utilizzo assolutamente improprio e direi degno di un bambino, di un ragazzino di 14 anni, della propria vita privata e di altre cose. Ora, poi se uno vuole su Facebook e su altri social network può costruirsi delle comunità ragionevolmente chiuse, in cui può fare cioè può raccontare i propri cavoli propri finché gli pare, però è un'altra dimensione. Io una delle cose che trovo invece più divertente nel mio uso di Facebook è il mashup di cose incredibili. Cioè, a volte io, perché sono qualcuno ha citato in precedenza, ogni tanto, e lo faccio poco perché ho poco tempo da evitare, perché poi la discussione richiede tempo se uno vuol farla in quanto tale. Quindi quando lancio delle provocazioni so già che faccio casino, anche perché ho il carattere che ho. Però vengono fuori dei mashup meravigliosi fra miei amici di infanzia, personaggi politici, guru, vicini di casa, gente che passa di lì, e la famosa intelligenza collettiva ogni tanto viene fuori, no? Cioè sono delle situazioni interessanti, perché poi uno nella propria vita di costruzione di reti sociali costruisce delle reti sociali che hanno N dimensioni. Per cui sulla pagina Facebook di una persona che come sottosito, ma penso fra molti di noi che ci sono qua dentro, hanno costruito reti sociali a più dimensioni, vengono fuori cose divertentissime,
che sono veramente una cosa che io onestamente non avevo, perché io che poi li conosco tutti, o buona parte di tutti, perché poi non mi piace andare, ecco, fare amici con il cavolo, mi ha chiesto amicizia, ma sì. Mi fa ridere proprio il vedere persone di cui conosco il background che si parlano. E a volte si scontrano anche persone che nella vita normale, due persone che non si conoscono nel comune, non penso che subito appena si vedono, anche se gli alimenti un tema di quelli a forte intensità di urto, si cominciano a scazzottare. Però in quell'ambito si sentono sostanzialmente, come dire, autorizzate a tutto. Mi permetto due domande che mi ero segnato per te. Allora, fino a come già annunciato in precedenza, avevamo parlato del tema... abbiamo parlato perlomeno attraverso la demo fornita dal professore, sostanzialmente dell'approccio a Facebook desktop. Abbiamo dimenticato l'approccio a Facebook smartphone e considerando che noi passiamo buona parte della nostra giornata con quell'aggeggio lì in tasca e la maggior parte del nostro tempo, quindi mi permettevo una rifocalizzazione sul tema. L'altro tema era quello di WhatsApp. È verissimo che uno può farsene a meno, tra l'altro c'è Telegram che è tecnicamente una bomba, il problema è che, come tutti sappiamo oramai da 15 anni, il valore di una rete non è lo strumento tecnologico, ma i contatti che questa rete determina. E purtroppo Telegram ha un 10% dell'installato in Italia, ancora meno che altre nazioni, perché noi siamo più scemi. Abbiamo una capacità di annichilimento scimmiesco più di altre nazioni. Però in effetti se ne può star fuori con tutto quello che sono i problemi. Se ne può anche fare un uso bilanciato. Io da padre ho un problema serissimo con i gruppi su WhatsApp delle madri, in senso lato, e dei genitori, che diventano sociologicamente degli strumenti di follia che dimostrano che poi in effetti tante consecuzioni che abbiamo nella nostra vita comune non sono che appunto la consecuzione dei gruppi delle mamme, dei genitori, scusate, non voglio sembrare... Esatto, sessista, esatto. No. Esatto, quel sessistone, chiamatela Boldrini per favore, che è una delle persone con cui evoco maggiori casini. Quindi ecco, volevo il discorso smartphone, che è molto importante, anche perché poi lo sappiamo tutti, la percezione, l'utilizzo e l'interfaccia che è lo smartphone è una interfaccia molto più dominante rispetto a quello che sono le nostre volontà. Cioè tu provati a cacciare fuori quello che ti presenta in quel momento Facebook, le dura, come si dice nelle mie parti. Allora... quando hanno sviluppato il plugin, a parte che guardo se gli ho scassato il computer oppure no. Ah, ok, boom, perfetto. Così dopo posso mostrarvi come funziona. Anzi, ve lo faccio vedere subito. Praticamente il plugin funziona esclusivamente su desktop per una serie di questioni strettamente tecniche, cioè sia su Android. Anzi, su Android in teoria un po' di più, ma soprattutto su iOS, quindi su Apple, è praticamente impossibile entrare e estrarre informazioni se non sei il produttore del device. Quindi, in sostanza, è più facile che Apple sappia cosa faccio io su Facebook che io stesso e forse anche addirittura Facebook stessa. Perché... mentre da desktop ormai tutte le varie tecniche di captologia eccetera riescono a sapere il mio livello di interesse in base a come sposto il mouse sullo schermo, e questa è una roba che ormai avviene da 4-5 anni, quando io invece sto sulla consultazione touch, gli input di che parte dello schermo sto toccando la sa principalmente device. Il browser, quindi, o l'applicazione, la sa in una seconda battuta e dipende addirittura se gli viene passata dal produttore attraverso degli accordi, non so di che tipo. Ci potrebbero essere delle inesattezze su questo, però di una cosa sono certo, nello sviluppo di un plugin che ti estrae la timeline, come appunto avviene su desktop, da mobile è praticamente impossibile. Bisognerebbero fare di quegli accrocchi e chiedere praticamente alle persone che si tengano sempre in background l'applicazione, per cui penso che ci sarebbe un consumo addirittura della batteria molto superiore.
su queste cose qua c'è in effetti un problema legato ovviamente alla volontà di Apple e di Google, tanto per fare nomi, quindi Android, di tenere le mani su casa propria. C'è un secondo problema, direi, di tipologia informatica. Cioè il problema grosso, ed è vero, dei device mobili è che se ci sono degli strumenti per unlockarli in remoto diventa un discreto casino. Il tema più grosso dell'internet delle cose che sta venendo fuori, ma ormai l'hanno capito tutti, ma da tempo, anche perché era nativo, rispetto a privacy e sicurezza, e avete presente gli hacker che bucano un qualsiasi server su internet e da quello vanno in giro, perfetto. Avete presente se gli hacker bucano infiniti sensori nel mondo che fanno internet delle cose e poi vanno in giro? Una roba meravigliosa. Ecco, il problema è che se questo succedesse sul vostro device mobile sareste tutti contentissimi. Era una forma, come dire, ironica. Ed è anche una delle ragioni per cui, non so se vi è mai capitato, se voi perdete il vostro telefono, la cosa più interessante sarebbe attivare il GPS e localizzarlo. Tecnicamente nelle ultime versioni di Android e da sempre iOS non lo si può fare, proprio perché installerebbe il rischio che tu fai delle cose in remoto. Mi sono permesso un angolo nerd, però poi su questo sono molto felici, come diceva Luca, Apple e Android sanno più cose su quello che facciamo noi sul nostro device Facebook rispetto a quello che sa Facebook, paradossalmente. Però sono stati anche furbi, hanno sviluppato le piattaforme, hanno fatto gli investimenti, parliamo. Sì, no. Quindi il punto è questo, sono dati che circolano sotto i miei occhi, sono dati che comunque produco, sono dati che poi vengono digeriti da delle macchine che fanno sostanzialmente da delle sequenze di operazioni generalmente molto banali, che però messe insieme in un'architettura diventano estremamente complesse, per cui ci risolvono il problema. La cosa che si parlava per esempio con Francesca oggi diceva: ma caspita, io magari ho 5.000 amici, io non voglio che Facebook mi faccia un filtraggio di quello che fanno, io voglio vederli tutti e dopo magari voglio poter scegliere quelli che mi interessano di più o customizzare la selezione delle persone. Ma il problema è che lei non è un interlocutore per Facebook, perché generalmente, perché è troppo complessa, mentre le persone lavorano sulla riduzione della complessità. Cioè la vera potenza dell'algoritmo è che ci permette di automatizzare delle cose e pertanto demandarle alla macchina. Quindi il problema è... Vai. Cosa? In parte questo, secondo me c'è anche però un voler standardizzare una serie di... perché è più semplice poi da analizzare, di standardizzare le tipologie di utenza in modo da creare, non dico delle classi troppo grandi, però dei gruppi riconoscibili, perché ti spiego, tu prima dicevi della... selezione delle cerchie. Una parte è una cosa che facciamo noi, ma lo facciamo anche nella vita di tutti i giorni. Io esco più volentieri con i miei amici, che so come la pensiamo, che condividiamo una serie di interessi, eccetera. E ok, questo lo faccio nella vita diciamo fisica e ovviamente nella vita virtuale. Però io posso essere anche curiosa di conoscere una persona che hai detto totalmente diverse dalle mie, ma che frequento di meno per ovvie ragioni di... Mentre nella vita normale, quella volta all'anno, posso dirgli ci vediamo al bar e ci scambiamo due chiacchiere e ci scambiamo due opinioni differenti, appunto, nell'approccio. Mentre su Facebook non riesco, perché quello lì, col fatto che io non lo frequento o non la frequento tanto, dopo un po' non me la fa più vedere. E quindi o io mi ricordo di andare più o meno ogni tanto sulla sua bacheca, oppure mi dimentico che esista. Diciamo che potrebbe essere abbastanza semplice la cosa, riducendola lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Per cui, se piangi, se ridi. Sì, però, allora, la cosa che stiamo osservando, da tutti i vari dati che abbiamo dati, cioè stiamo analizzando le timeline di circa 800 persone che hanno deciso di installarsi il plugin.
Quindi noi abbiamo un campione che è ridicolo, se lo portiamo su 2 miliardi, se lo portiamo su quello che è la popolazione italiana, è un po' meno ridicolo, ma sempre tale rimane. La cosa interessante è che i social network, per il tipo di penetrazione che hanno, non puntano al modello di standardizzazione secondo quello che poteva essere un modello di produzione di tipo fordista. Cioè cerco di fare la macchina che va bene per... Anzi, paradossalmente, se riuscissero a standardizzare dei modelli che vanno bene per te, vanno bene per me, vanno bene per lui, ma sono tutti apparentemente diversi, cioè il telaio è uguale ma l'imbustamento è diverso, è bingo per loro. Gli algoritmi servono a questo, cioè servono, dato un frame, una cornice uguale per tutti, dello stesso formato e usando gli stessi colori, fornisce delle immagini diverse a ognuno di noi, ma partendo sempre dalla base, dalla stessa base cognitiva. Cioè, la stessa cornice, gli stessi colori, gli stessi magari anche linee. Cioè, è tutto uguale. L'algoritmo serve a questo, a generare degli automatismi. Perché se no, altrimenti, l'alternativa sarebbe avere delle redazioni gigantesche. Cioè, è questa l'alternativa che ci sarebbe. Per cui, in sostanza, noi abbiamo sistematicamente dei modelli di sequenze di attività che, analizzando le norme, ci propongono, diciamo, la nostra dieta informativa. Ma è chiaro che, siccome noi stessi siamo contributori di quella dieta, magari io con un mio posto contribuisco alla dieta informativa di Vittorio e viceversa, è chiaro anche che uno dei compiti principali dell'algoritmo è quello di stimolare l'ulteriore produzione. Vai. Ok. Allora, vabbè, rapidamente, a parte gli algoritmi, è un argomento che io trovo molto affascinante, ma quella è una deformazione mia personale. Ecco, no, parlando anche di percorsi, diciamo così, ibridi, io vengo dal mondo della comunicazione. Secondo me un esercizio interessante per chiunque vuol capire come viene costruita la timeline, semplificando, basterebbe aprire una fanpage e provare a fare un'inserzione con Facebook. E lì si capisce esattamente quello che stiamo dicendo adesso, però forse per chi non è molto addentro alla tecnologia è molto più chiaro. Cioè, nel momento in cui io faccio un'inserzione, un mio cliente, insomma, posso andare a beccare solamente quel target di persone che hanno l'anniversario di matrimonio in quel periodo. Solo a San Valentino quelli che sono single invece che quelli sposati. Cioè, la nostra vita a quello serve, perché sennò stiamo facendo forse discorsi un pochino astratti. Per Facebook, eh? No, stiamo parlando di Facebook, no, per carità, insomma, spero che riusciamo ad andare anche un po' oltre. Però, dicevo, visto dall'altro punto di vista, perché a quel punto lo vediamo dall'ottica di Facebook, e quando combaciano queste due cose, forse riusciamo a capire meglio cosa succede quando mettiamo un mi piace a un post di un amico che annuncia un fidanzamento, che annuncia una nascita, piuttosto che va in vacanza, perché poi puntualmente... Da utente. Dell'inserzionista, in questo caso. Ma Facebook è interessato a dare, come dire, tutti questi dati per un inserzionista. La cosa interessante, ormai non sono più i like, sono i dati degli utenti. Ma quei dati vengono raccolti appunto da queste cose. Ma allora io vorrei ripartire dal tuo titolo, che è stata... ma chi l'ha creato? Un algoritmo, voglio sperare. Perché è un titolo molto interessante, no? La Moren, l'algoritmo dell'algoritmo. Allora sembra
sembra molto, no? Morendo dice una cosa sulla conoscenza, dice noi non ragioniamo mai sulla natura della conoscenza, lo diamo per scontato, no? Allora, questo titolo è fortemente evocativo perché secondo me stai anche un po', come dire, centrando gli obiettivi, cioè dare un po' più di consapevolezza. Quello che ti vorrei dire era, prima c'è stato un momento in cui avevo messo la pagina di una delle cattedre dove c'era stato uno studente che aveva postato l'accordo di licenza che noi accettiamo passivamente con Facebook o qualunque altro social per vedere, leggetelo, lì ci sono credo un centinaio di studenti, leggetelo perché vi rendete conto che altro che Grande Fratello era il suo commento. E uno dei temi che erano venuti fuori appunto nel corso delle lezioni, questo è uno studente molto vivace intellettualmente, era ma noi non potremmo in qualche modo, una volta si sarebbe detto far fare cortocircuito, no, a questo sistema. Lui lo diceva proprio dicendo interrompere queste specie di catene, no, che si formano e fare in modo che tu in quell'anello, in quella rete di sistema sei l'anello che interrompe la viralità della comunicazione e una certa viralità della comunicazione. L'altro punto, spero di essere più immediato possibile, non voglio fare assolutamente il professore, anzi ci mancherebbe, quando parli di riduzione della complessità mi hai subito una riflessione quasi per associazione, c'è un concetto, ma vengo subito poi a spiegarlo, a parte che molti lo conosceranno, che la teoria dei sistemi è quello di autopoiesi, cioè i sistemi arrivano a un punto tale di complessità che non sono più gestibili, in quel momento. Allora, a mio avviso, e qui vorrei collegarci anche alla seconda riflessione, cioè secondo me può apparire Facebook e tutti gli altri social, non sono un male in sé. Ovviamente, torniamo sempre lì, sono negativi, complessi, ma sono gli utilizzi che poi fanno la differenza. Allora, quello che voglio dire, puntando ancora una volta sul discorso dell'educazione, la consapevolezza, la formazione, si può arrivare a far sì che anche spazio altro e che le logiche di chi, del proprietario, di chi fino a questo momento lo ha gestito, in qualche modo vengano quantomeno fuorviate. Perché tanti un individuo, vedete che parliamo di individuo, non di persona, no? La persona è un'altra, presuppone il noi. Comunque, tanti individui comunque consapevoli che ne fanno un certo uso, a quel punto fanno in modo che la logica di sistema cambi. Io a questo vorrei aggiungere solo questo, e poi scusate il tempo che ho rubato, ma mi appassiona molto quello che stai facendo. Il discorso stamattina avevo solamente accennato, che, però secondo me rientra pienamente in quello che tu stai dicendo, e cioè che noi ci confrontiamo con sì reti, sistemi, tutto quello che vuoi, ambienti comunicativi, ma che sono costituiti da persone. Quindi sono, tecnicamente sono sistemi complessi adattivi, il che significa che tu non puoi gestirli fino in fondo, ma per creare le condizioni perché non possano essere gestiti fino in fondo, ancora lì è, no? Il discorso della consapevolezza, ma dovremmo partire prima. Non so se... Qualcuno di voi ricorderà, io penso 12, 13, 14 anni fa, l'Unione Europea fece un'azione che fece storia nei confronti di un'azienda di Redmond che si chiama Microsoft, qualcuno di voi la ricorderà ancora, per sostanzialmente la creazione di una divisione fra il mondo sistemi operativi e il mondo browser web. Okay? Quindi perché? Perché c'era un livello di interazione fra Windows, non lo so quale versione, comunque XP, va, mettiamola così, e Internet Explorer, che creava dei problemi seri, in quel caso alla libertà del mercato. E qui ci troviamo in una situazione ben più complessa, cioè l'Unione Europea e gli enti preposti dovrebbero fare delle azioni assolutamente necessarie, solo che stiamo entrando in un problema. Questa mattina mi ricordò Mezza che diceva giustamente la capitalizzazione di due aziende che sono sostanzialmente Google, Apple, che poi abbiamo detto Apple non è così, noi come dire, tendiamo a demonizzare Google e Facebook, Apple non è che sia proprio così di brutto trasparentissimo, anche perché abbiamo spiegato prima che comunque detiene la piattaforma dei più fighi o di quelli che si sentono più fighi e usano gli smartphone, ok? Oddio, c'è un Apple, però vabbè, ognuno ha i suoi problemi. Però capite che il problema di sezionare, cioè quello che tu dici sarebbe perfetto in un mondo in cui dove potessimo, è chiaro che nella nostra vita quotidiana l'impatto delle nostre reti traslate o implementate sul digitale è fortissimo,
Cioè, stamattina De Kerchhoff mi sembra parlava di tre livelli, cioè il privato, la mente e le reti sul digitale, il digitale, chiamiamolo così. Ok. Il problema è che noi continuiamo, e cazzo, è da anni che stiamo facendolo, e quindi abbiamo creato dei big data della Madonna, a giocare in campo di aziende. No? Noi siamo abituati, la piazza della città rinascimentale era una piazza in cui non c'erano i big data. Anzi, c'erano i big data, ma spesse volte erano creati da dietro a delle persiane in cui la gente guardava fuori, ovvero sì, ci guardavano i nostri atteggiamenti, ma qualcun altro. Qui invece continuiamo a giocare, e è quello che mi fa ridere di questi personaggi in piena esposizione personale su Facebook, continuano felicissimi a produrre, altro che poiesi, no? Quello che citavi tu, è un termine di origine strettamente medica, no? L'ematopoiesi è la costruzione del sangue, poi ci sono tutte le poiesi che sono dei diversi percorsi. Noi poiesiamo una valanga di cose, siamo contenti come dei grilli, e lo facciamo nella pancia delle aziende. Perché? Perché in effetti c'è un altro aspetto, sempre economico. Tutte queste aziende ci danno dei servizi che a noi piacciono un casino gratuitamente. Il problema è che poi è molto diverso il concetto. Un altro percorso, e lo aggiungo sempre nelle cose che dobbiamo raccontare, è che il signor Facebook e tutti i signori intorno adesso stanno lavorando su una cosa che per loro è prioritaria e di cui abbiamo parlato poco, che si chiamano video. Cioè oramai l'oro del futuro dei signori di Facebook è molto probabilmente l'uso dei video. Quindi il fatto che il video che produciamo noi, ma il video che loro vogliono che a medio termine producano in maniera broadcasting il Real Madrid, per capirci, perché non, oramai Facebook non va a parlare con i giornali, diciamoci la verità, giornalisti, ci vanno a parlare per tenerseli buonini. No, fin quando li hanno ammazzati del tutto. L'obiettivo finale è andare a parlare correttamente dal punto di vista di Facebook con i produttori delle informazioni, i produttori primari, quindi non lo so, le star di Hollywood piuttosto che il Real Madrid, piuttosto che l'UEFA, piuttosto che. E questo, appunto, sta partendo il video, e questa secondo me è l'altra dimensione che finirà lì dentro in tempi brevi, anche perché sempre se il famoso algoritmo sta dando delle priorità alte dove c'è il flag, tipologia dell'informazione, video, paf, lo tira più su. Ultima cosa divertentissima, che io devo capirlo da subito, che è il casino in cui mi stavo cacciando, però fa ridere, e io la porto sempre come esempio. Io sono sposato da 16 anni, se non ricordo più. A un certo punto, sai, quando giustamente da modesto addetto al lavoro vado a cercare il flag, cioè vado a settare correttamente la mia privacy su Google. E io ritenevo, anche per evitare, nonostante l'aspetto, sono un uomo molto fedele, anche molto coerente con le mie scelte, non mi creava grossi problemi mettere che fossi sposato, perché poi sai se potevo farmi cose piccanti. Il giorno dopo ricevetti una, e Facebook ovviamente ha esposto questo dato, il giorno dopo tutti che mi facevano le felicitazioni che mi ero sposato, cioè in un delirio intellettuale che non ha confini. Io ero sposato, però avevo trovato il flag, avevo messo sposato, e Vittorio ha cambiato la sua cosa, qualcuno ha messo sposato, prima non so cosa lo celibe, non so come si dice, e tutti pensavano che l'avessi fatto perché mi ero sposato in quel weekend. È stato meraviglioso spiegare a tutti che, se volete vi spiego, quella è mia moglie, qui là gira tu, ho anche un sotto di figlio. È folle però tutto ciò, perché l'atto evidenziato rispetto a me dalla piattaforma Facebook viene traslato come un'azione compiuta nel reale, che è folle. Allora, per rispondere a Piero e a Vittorio, se volete posso partire con una disquisizione filosofica, vi faccio vedere il video. Che cosa preferite? Video. Ok. Dopo la faccio. Chi è che vuole il video? Video, vai. No, il video è una figata. Purtroppo non si sente bene l'orario. Guardate bene. Questo è FIFA, eh. È il videogioco questo. Ale ha fatto una mossa, l'ha fatta sul videogioco, la carica su YouTube, virale, diventa il tornado, figata, tutti hashtag, viva, tutti che lo provano. Ma attenzione, addirittura, va bene, robe evocative, un product placement Adidas, vabbè, la tipa tornado trap, matte risate, che ridere, like, viva. Quando arriva
Cristiano, lo fanno vedere a Cristiano Ronaldo. Cioè, e ovviamente vi ha rovinato tutto, eccolo qua. Cioè, praticamente Cristiano Ronaldo ha visto cosa ha fatto il suo personaggio su FIFA e si è messo a lavorare per fare pure lui quello che faceva il suo avatar. Ed è riuscito a farlo poi contro, mi sembra, il Manchester City, mi sembra. E l'ha fatta sul serio. Cioè, tutto questo per dire che... Ci fanno lavorare. Esattamente. C'è un making, addirittura, in cui fanno vedere che i programmatori di FIFA erano tutti con i vari sensori e studiavano i movimenti al rallentatore per poi replicarli nel gioco. E dal gioco l'intelligenza artificiale, che comunque non è un'intelligenza come pensiamo noi, non è un'intelligenza deduttiva, ma è principalmente un'intelligenza compilativa. Ditemi quando parlo di troppo, perché dopo mi annoio pure io a essere così tecnico. E in sostanza avevano detto, beh, ma allora il movimento con determinati gesti del joypad potrebbe creare questo tipo di mossa, chiamiamola così. Per cui, ma la roba incredibile è che Cristiano Ronaldo non la faceva questa mossa e l'ha imparata vedendo cosa gli suggeriva il gioco. Tant'è che infatti già adesso si sta studiando come le dinamiche di gioco e di autoapprendimento attraverso il gioco siano degli strumenti di induzione. Perché se già adesso abbiamo AlphaGo, la versione 2, che è riuscita a battere... aspetta, forse non lo conosco. AlphaGo, mi sembra che si chiami così, è l'intelligenza artificiale che ha creato Google per battere un giocatore umano al gioco del Go. Chi è che conosce il gioco del Go? Ok, brava. Allora, intanto consiglio il maestro di Go di Kawabata, che è veramente bellissimo, di una bellezza, come tutti i giapponesi, sa cosa si parla. Il Go in sé è un gioco tipo dama. I sassolini, delle pedinette bianche e delle pedinette nere, invece di metterle dentro la casella le devi mettere sulle intersezioni delle caselle, e ha delle regole che sono molto semplici, cioè non sono complicatissime, ma proprio perché sono molto semplici hanno un numero di variabili che superano il miliardo. L'uomo era il gioco dell'arte della guerra per eccellenza, perché vinceva chi occupava più spazio accerchiando le pedine dell'avversario, e quindi in questo modo conquistava più terreno e vinceva. Ma quando è che vinceva? Non quando l'altro si arrendeva, quando di fatto nessuno dei due riusciva più a fare delle altre mosse. Cioè si arrivava allo stallo per cui chi aveva generato lo stallo vinceva. Ok. A Google, per arrivare a una capacità di calcolo a questo punto creativa, ha insegnato le regole, poi l'ha fatto giocare contro se stesso, imparando, eccetera, e poi l'ha fatto giocare contro il campione di Go in carica. Inizialmente ci sono stati dentro, poi il campione è stato battuto, perché soprattutto si è trovato di fronte a delle soluzioni a cui lui non aveva pensato. Adesso hanno rilasciato la seconda versione, che non solo ha battuto la prima versione, ma se la prima versione usava un computer di calcolo super ciccione, adesso questa qua usava un computer più o meno normale. Per cui il carico sulle macchine da parte dell'insieme degli algoritmi si era ridotto tantissimo. Se questo poi lo associamo a principi di machine learning e la vera intelligenza artificiale, non si arriva a un livello di le macchine... Dopo che i programmatori li hanno inserite, adesso c'è il nuovo modello di FIFA che dal prossimo anno si inventa lui le mosse e chiama Cristiano Ronaldo e gli dice: oh, guarda che ho inventato una mossa per te, ti mando lo schema. Questo no. Però comunque c'è un livello di allineamento tra come ragionano le macchine e come siamo portati sempre più noi a ragionare, che può cominciare a creare delle difficoltà, per cui noi diventiamo non
le macchine diventano più intelligenti di noi, ma noi diventiamo più stupidi delle macchine. Perché se noi attraverso gli algoritmi demandiamo costantemente la gestione della complessità, è chiaro che noi ci disabituiamo alla complessità. Per cui il discorso che faceva Piero è che l'interruzione della catena non può esserci, perché sono sistemi a molti nodi. Per cui se io rompo la catena su un punto, ma ce ne sono altri 50 di nodi che possono replicare quel tipo di cosa. Però attenzione, ed è qua il livello che vi volevo proporre principalmente oggi. Cioè, quanto noi siamo consapevoli che stiamo propagando determinate informazioni? Perché poi alla fine, anche quando magari condividiamo per ridere uno che spara una stupidata al Grande Fratello, ma magari ci sono 50 che non capiscono che è una stupidata. Io per 3 anni mi sono divertito a fare il troll per la mia città, io abito a Venezia, e ho fatto un finto giornale che si chiamava Lo Schitto. Ora, Lo Schitto significa il guano di piccione, ok? Era un finto giornale. Noi a un certo punto abbiamo smesso di fare dei falsi post Twitter o post Facebook, addirittura delle Yahoo Answer tra i consiglieri di minoranza, perché erano convinti che fosse vero. Cioè, le persone non si accorgevano della diversità, ma non è che non si accorgessero perché postavamo su Facebook. Cioè, noi da subito abbiamo detto no, non li possiamo mettere così, li impaginiamo nell'immagine con scritto Lo Schitto, è proprio tipo un tazebao dei giornali, quindi cioè non c'erano dubbi. Sì, c'erano dubbi, ma la cosa più incredibile era che era diventato un problema per degli amici che facevano parte della redazione, che si occupavano appunto di comunicazione. Cioè non riuscivano a capire perché, nonostante noi non sponsorizzassimo praticamente mai i nostri post, avessero comunque una rilevanza di like naturali e di condivisioni che non si riusciva a spiegare. Noi eravamo arrivati ad avere circa 6.000 like sulla pagina e mediamente facevamo una copertura da 3.000-4.000 utenti, con punte anche da 60.000-70.000, eccetera. Ed erano tutti naturali e non riuscivano a capire perché. La cosa incredibile è che noi fornivamo il verosimile. Per cui quando noi abbiamo fatto uscire che era il tram a Venezia un problema, abbiamo fatto uscire l'hashtag Zeccassi vostri, è finito in home page nazionale il Gazzettino dicendo il web lancia l'hashtag Zeccassi vostri. Cioè, noi siamo partiti a ridere perché prima non pensavamo di essere così diffusi da poter essere identificati come il web, ma soprattutto non pensavamo che potesse esserci un livello di credulità tale, fino a che non abbiamo visto che i like e le visualizzazioni sulla pagina del Gazzettino erano salite a 1.000 e che sulla pagina e la prestazione che aveva fatto l'hashtag sulla pagina del Gazzettino era estremamente più alta. Per cui loro avevano capito che un affiancamento rispetto a una cosa verosimile che faceva ridere poteva ottenere un effetto di condivisione, non informativo, perché sappiamo che, non parlo ovviamente del Gazzettino, a cui ho tanti amici, a cui voglio bene, eccetera, ma cioè, non era quella la priorità dei giornali quando sono online, perché lo dicono esplicitamente, perché il principale è la carta. Ma che cos'è che c'era di elemento fondamentale? Faceva ridere ed era verosimile. Sono queste le priorità che generano la produzione di viralità e di condivisione. E paradossalmente, una volta che capisco cosa fa ridere una cosa, è facilmente reiterabile. Cioè l'algoritmo non ha difficoltà a standardizzarlo, soprattutto se poi lo contestualizzo in le realtà iperlocali, perché ovviamente, non so, tu a Torino non sapevi che c'era l'hashtag Zeccassi vostri, anche perché con la X non gli dice niente, ma a Venezia sì. Sì, infatti. Stessa cosa poi si vede anche su gestione di rilevanza molto più grossa.
in cui hai lo scontro tra social network. Per esempio, la rilevanza di Airbnb e Facebook, il tipo di comunicazione, di relazioni e di sentiment analysis che ti può dare Airbnb su Facebook e quello invece che emerge da Airbnb. E anche là è ancora più, uso l'esempio di Airbnb, perché rispetto a quello che diceva lei sull'altro lato, è chiaro che Airbnb, per chi è dall'altro lato, cioè che offre l'appartamento, è una figata spaziale. Soprattutto perché poi la Guardia Finanza non ha l'account su Airbnb, anche se comunque tutti quei dati ci sono. Facebook non fa emergere gli interessi di chi fa comunicazione, perché anzi ha tutto l'interesse a far sapere a te che hai pagato che hai raggiunto 70.000 persone in più, e a me che, diciamo, vedo quell'immagine, devo stare molto attento a vedere che è un post sponsorizzato, perché non è così, cioè non ha uno sfondo diverso, cioè gioca molto su questa ambiguità. La cosa però più incredibile è che frega pure voi, perché è venuto fuori recentemente che avevano gonfiato i dati di quello che era l'amplificazione dei post, perché nemmeno loro sono in grado di poterti garantire, perché l'algoritmo è ancora molto rozzo, se vogliamo. O soprattutto le persone sono ancora molto rozze per l'algoritmo. Perché sì che è tollerabile comportamenti alla Piero Dominici che non mi interagisce bene, è chiaro che mi crea un problema all'algoritmo che non ha. Piero, posta più gattini, per esempio. Dai, un po' di tette al vento, così, dai. Perché è questo il vero problema. Allora, quando tu entri nell'ambito di quella che è la cosiddetta dieta informativa, che allora vi faccio vedere, funziona generalmente così. Se io vado, allora prima ho dovuto aggiornare addirittura il browser, una volta che si installa si vede questo, vedete questo qua in alto? Io lo clicco, ecco, e ho tutti i vari accessi. Quando lo clicco, questo, posso scaricarmi il CSV, eccetera, e mi appare tutta sta sfilza di ROS. Queste qua sono tutte cose che scorrono sulla mia timeline, ridotte su formato CSV. La cosa interessante è che, per esempio, le sponsorizzate, il plugin non riesce a scaricarle. Però se vado dopo a vedere, questi qua sono i dati che lasciamo in chiaro di tutto, naturalmente io non ho accesso, nemmeno io che faccio parte del coso, a sviluppare il plugin, non ho accesso ai dati delle singole persone, io non so chi sono gli 800, tranne io e altri miei amici, non so chi altro c'è. Questi dati vengono poi tutti anonimizzati. Comunque si può vedere tutto quello che accade. La cosa interessante è che adesso la user experience è pessima perché sono praticamente incomprensibili, anzi anche se sono cliccabili, però comunque ti danno un'idea del livello di complessità che si può estrarre dall'incrocio dei dati. Perché infatti, come sentivo oggi, stamattina, dicevano che i dati in realtà non ti danno risposte, sei tu che devi saper fare la domanda, perché sennò generalmente sono muti. Partendo dal principio che, qua la dico alla Vujadin Boskov, big data è quando Excel si rompe. Questo ve lo dovete stampare in testa, cioè non è che perché avete un milione di righe su Excel è big data. Si deve rompere Excel prima di poter dire che siamo a livello di big data, ma con un computer bello ciccione anche, non un Asus EPC, ma non si ricorda più nessuno. Per cui noi, ed è qua che voglio arrivare più o meno alla fine, perché sennò fra un po' vi vedo con la schiuma alla bocca, quello che abbiamo strutturato, perso, dov'è? Vi volevo far vedere, ah no, è qua dietro, eccola qua. Noi abbiamo lavorato su quello che è la creazione di un modello di business, che tutto questo è, sembra complicato, lo è, e in sostanza la
comprensione dell'algoritmo passa necessariamente dai modelli di business. Cioè, se voi riuscite a entrare nell'ottica che quello che voi vedete su Facebook è finalizzato all'andamento in borsa, alla vendita delle sponsorizzate. Perché, come spiegavo, ne parlavo con Francesca, abbiamo chiacchierato tanto stamattina. Siamo molto monelli. Il poter fare una opzione in più per consentire, per esempio, all'Elio di potersi estrarre i dati come gli servono, magari costa quei 7-8 milioni di dollari a Facebook, che magari lui è anche contento e Facebook dice: oh, abbiamo sviluppato un tool per consentire a tutti quelli come l'Elio di poter accedere ai propri dati, eccetera. E tutti magari dicono: bravo, 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 bravo. Dopo l'azionista dice: scusa, ma da questi 7 milioni di investimento quanti ce ne abbiamo guadagnati? Che ci hanno fatto tanti bei titoli sul giornale. Abbiamo aumentato il numero degli utenti? No. Avete sbagliato. Fine. Ah, okay. Aspetti ancora un po'. Fatto. Il personaggio è questo, giovane, di bella presenza. Stiamo parlando di porno. Se vi interessa bene, se no fuori. Allora, di bella presenza, che però ha questo problema, che tra l'altro, scusate, io parlo da genitore, è un problema che sta diventando importante, di educazione sessuale dei figli. Cioè, i figli, molti di noi, e sono degli studi americani abbastanza impressionanti, si educano sessualmente sul porno, ok? Con dei problemoni di prestazioni. Cioè, lo dico per gli uomini, così mi calo. Ci sono questi attori porno che hanno delle erezioni che durano 48 minuti, con delle cose, quindi con delle posizioni acrobatiche carpiate. E allora il problema di questo signore qua era sostanzialmente il fatto che oramai era talmente addicted al porno che, nonostante avesse delle fidanzate bellissime, appunto la sua fidanzata nel film è Scarlett Johansson, quindi Robina, no? Scusate, Robina, non è, sì, Pastel, sei stato, ok, sessuofobico, misogino, vabbè, scusate, sessista, ecco. Però oramai lui, durante il film, c'è queste scene veramente, però sono segno dei tempi, che dopo come dire, l'atto amoroso, lei dorme e lui la vecchia sigaretta è sostituita da una simpatica fruizione di un tot di siti porno. Cioè, vi rendete conto che la situazione è complicata. Però la realtà dei fatti è che poi, tornando agli algoritmi, scusatemi perché questo era il tema, la profilazione delle persone attraverso un normale browser rispetto a queste cose oramai è fatta anche su questa tipologia di competenze, e la fa sia il network di siti sia il network di Google. Quindi, se voi tra l'altro vedete questa simpatica pubblicità di questo nuovo browser che hanno lanciato un po' di tempo fa, di origine francese, una startup che si chiama, non mi ricordo più, ce l'ho qua come browser di partenza, si chiama Cucurucu, com'è questa roba? No, aspetta, si chiama Quant, Quant, è una startup francese. La pubblicità che voi vedete, gira sulla 7 in questi giorni, comincia uno a dirti: guarda, io so che tu sai, che tu sai, che tu sai, e gli dice quello che in effetti Google sa di noi. Poi la cosa che più fa scappare il tipo, un tipo su una mountain bike, se ne va di fronte a questo personaggio che gli si presenta davanti, e so anche che tu hai cercato di contattare la tipa Pippo Pluto Paperina con delle volontà particolari. Quindi praticamente il filtraggio degli algoritmi oramai è trasversale, cioè non è trasversale, pardon, è come dire, è ubiquo a tutto, no? Quindi l'unica cosa è questa è una cosa, una delle ultime libertà che abbiamo, e lasciamo perdere il porno in questa sede, è quella di cancellare i cookie, cancellare tutto. Non so se a quel punto ci sentiamo più liberi, sicuramente abbiamo meno problemi con la nostra cronologia, ecco, quello sicuramente. L'altra cosa che veniva fuori anche dalle cose che stavate dicendo è sostanzialmente il fatto che, come dire, non abbiamo mai tentato un disegno condiviso per uscire da questa situazione, no? Ci sono spesse volte, perché poi ce ne rendiamo ormai tutti conto, no? Se ne parla qua, se ne parla fuori. Ci sono state in passato, perlomeno a mia memoria, virgolette, frange dei movimenti tipicamente open source o giù di lì, o
robe andate ormai 20 anni fa, cioè freedom of internet, freedom of information, freedom di qualche cazzo, che hanno posto questi problemi. Sì, esatto, quindi fra me e te siamo ben messi dal politico del corretto, però poi alla fine la cosa si è addormentata lì, no? Proprio perché poi alla fine della fiera ci troviamo ad armi spuntate, cioè rispetto a un ecosistema che ci è stato portato a gratis sotto casa e in cui noi bene o male ci poniamo, ecco via. Non... Ci hanno, come dire, convinto con il gratis, che gratis non è, perché noi forniamo, stamattina si parlava di macchine che sostituiscono il lavoro anche dei colletti bianchi, ma parliamo anche della sostituzione dell'algoritmo che sostituisce il reddito di qualsiasi colletto bianco, rosso, verde, giallo, perché io quando faccio un biglietto di un treno risparmio, usando l'algoritmo che mi permette di fare un biglietto di un treno, risparmio un dipendente alle ferrovie o alla compagnia aerea dell'impiegato che fa i biglietti. Se compro sulle piattaforme di acquisto risparmio le commesse, le cassiere, tutto quanto. Quindi comunque sto fornendo lavoro. Posso essere disoccupata ma passare 8 ore a lavorare su internet pensando di navigare gratis. Voglio rispondere a tutto partendo però da un assunto, anzi da una mia storia personale. Quando navigavo su un sito porno, no scherzo, io per tanti anni ho usato Linux. Mi sono trovato benissimo e principalmente perché non avevo soldi di cambiare il computer. Okay. Poi i soldi sono anche un po' arrivati, ma soprattutto Linux era diventata il mio gioco personale, cioè io mi divertivo tantissimo a personalizzarlo, a farci il proprio desktop, praticamente io lavoravo per farmi il mio sistema operativo su misura e siccome i tempi di evoluzione dell'open source sono molto più veloci di quelli dello sviluppo di un prodotto commerciale, perché vanno in continuamente miglioria, di fatto perdevo un sacco di tempo. Come ho avuto un po' di soldi, mi sono comprato il Mac perché così mi concentravo su quello che dovevo fare. E devo dire che la sua funzione la assolve benissimo. Cioè, io, oltre che a fare le robe che devo fare per lavoro, non devo occuparmi di altro, se non il backup periodicamente, quando magari fanno gli aggiornamenti del Mac Sierra, che fa veramente da cagare. Però, detto questo, qual è il servizio che mi hanno dato principalmente? Qual è l'interesse, il valore che mi hanno portato? La riduzione della complessità, mi hanno tolto un pensiero, mi hanno permesso di concentrarmi su una cosa a fronte di un esborso economico non indifferente, considerando però che andava a bilanciarsi con il livello di remuneratività nell'usato. Ok? Ci siamo. Quindi diciamo che il modello è perfetto. Esattamente. Su Facebook il modello è perfetto. Se addirittura arriva mia madre, che è del 50, che fa il post 44 anni che stiamo assieme con Mirko, a me, cioè, sono venuto, ho pianto sangue perché mi sono chiesto che necessità aveva mia madre, ciao mamma, di fare un post dopo 44 anni di matrimonio. Cioè, ma è perché ormai tu vedi che l'ha fatto qualcuno su Facebook, hai visto che ha ricevuto la sua dose di soddisfazione, di gratificazione sociale e pertanto lo faccio anch'io. Per cui l'interesse, cioè quello che ci vende principalmente Facebook è la gratificazione sociale. Cioè il nostro essere nella società. E quindi qua il modello di... non ce l'ho facendo niente, quindi va benissimo, no? Perfetto. Il punto è però che, scusa Piero, finisco un attimo, no, anche perché dopo vorrei anche rilasciare gli ostaggi perché, sì, perché veramente, sì, infatti. Allora, il punto è questo, quando noi abbiamo, quindi vi stavo dicendo che i dati che noi tiriamo giù da Facebook per esporre attraverso il plugin la timeline, diciamo che non è proprio in amicizia con Facebook, ecco. Però qual è il problema che ha Facebook nella generazione di interesse e di valore che si diceva prima? Che sempre di più sta assumendo un moloch di plagiamento che può
corrompere le coscienze civili. Si è terrorizzati dal fatto che se si candida alle presidenziali del 2020, Mark Zuckerberg praticamente ha una piattaforma elettorale di 2 miliardi di persone, perché c'è anche il gruppo della pressione. Ma farà un blind test come ha fatto Berlusconi. E, quindi in sostanza il vero problema che ha Facebook in questo momento è che è troppo dominante. Quindi il modello che abbiamo costruito noi, detta in sintesi, per poter bilanciare il fatto che noi estraiamo dati da Facebook per in sostanza dare la possibilità alle persone di vedere dove non funziona l'algoritmo di Facebook, perché mi dà dei suggerimenti che non sono perfettamente allineati, oppure mi esclude delle informazioni che io non vorrei o ci terrei comunque a poter avere accesso. Noi diciamo, ma scusa, noi di fatto proponiamo un modello di esposizione di terza parte, per cui un elemento esterno che può garantire a Facebook di essere a posto con la coscienza. Quindi andiamo a creare un bilanciamento tra quello che è il livello di scompenso di monopolista, dicendo puoi compensare la tua posizione di monopolio con un'esposizione da parte terzi di quello che è il tuo meccanismo di funzionamento, perché sappiamo che tu non rilascerai mai, giustamente, il capitale industriale per eccellenza che è tutta l'architettura di algoritmi. Ok? E questo spero di averlo chiuso, dopo semmai ne parliamo. Per rispondere invece a quello che diceva Francesca, basta leggere, anche se le frasi che cominciano con basta che vi devono sempre insospettire, comunque bisogna leggere l'immateriale di André Gorz. Qualcuno lo conosce? Ok. André Gorz è quello che è diventato poi la bandiera di tanti vari movimenti col cosiddetto reddito di cittadinanza. Ma lui in sostanza non dice: signori, datemi la 700 al mese perché in quanto esisto come cittadino devo essere finanziato come tale. Lui parte dal principio, che ovviamente non viene mai citato nelle discussioni politiche, di dire: io in quanto cittadino sono costituito da un capitale sociale, cioè la mia capacità di relazionarmi con voi, di poter, diciamo, essere un animale, come diceva Rousseau, sociale, quindi inserito all'interno di regole e di accettarle, quindi di contribuire all'ecosistema sociale, ma sono anche un portatore di cosiddetto capitale cognitivo. Che cos'è il capitale cognitivo? Il fatto che magari voi vi state rompendo le palle al sabato pomeriggio a ascoltare questo povero mentecatto, il fatto che leggete altri libri, il fatto che magari quando uscite di qua andate a vedervi un film, ok? Tutta questa cosa va a comporre un cosiddetto capitale di conoscenza che, siccome il modello di produzione di lavoro è sempre più dipendente da quello che producete voi e non da quello che producete per conto di, voi di fatto riversate parte di tutte queste cose che voi spendete per potervi accesso, riversate nei contenuti che generate. Per cui se io sono... Finisco. Per cui se sono una bestia ignorante, è chiaro che su Facebook faccio post da bestia ignorante, ma questo è un problema per Facebook. O meglio, potrebbe diventarlo. Dopo ci sono i sapientini come me che ridono delle bestie ignoranti e quindi il problema più o meno si equipara. Però in sostanza è una cosa che vado comunque a portare valore a un soggetto terzo da cui non sono legato da nessun tipo di contratto. Questa cosa appare ancora più evidente se lo vedete su un altro social network, che appunto è Airbnb. Se vedete la cura e tutti i vari programmi che ci sono di formazione per gli host, la gestione di quello che sono le dispute condominiali, vedete che di fatto si va a proporre un modello di valorizzazione del capitale cognitivo, perché di fatto voi quando siete qua dentro è su di voi che viene calcolato l'andamento azionario. E quindi tutta la gestione della cosa avviene estremamente su questo. L'algoritmo serve a questo, a valorizzare e a tenere sotto controllo il vostro, voi che siete il capitale cognitivo. Con queste parole di speranza io do la parola. No, ma c'è Daniele che ha
No, aspetta, volevo solo aggiungere due cose. Poi ti faccio la cosa bestiale di tutto ciò, che difatti dovevamo cominciare da lì, grandissimo colpo finale, è che spiega quanto noi esseri umani oramai siamo sostanzialmente materia prima. Cioè, il fatto che il valore intrinseco dell'individuo senza allora il valore della nostra società, soprattutto quella moderna, identifica noi col nostro lavoro e col nostro reddito. In un modello di questo genere, un individuo, grazie a Dio specie umana, perché poi fa un po' se ci mettono anche sui social i cani è un problema. Un individuo che ha poco reddito, anzi tendenzialmente tendente a zero, se non ha una rendita dal punto di vista economico e non ha una gratificazione, torniamo prima, sociale, che si chiama lavoro, vale comunque in quanto tale come costruttore di reti e come, direi banalmente, carne da macello, che se vogliamo un po' è la dimensione medievale ottocentesca dell'uomo che diventa carne da macello ma nell'esercito. Qui l'esercito è leggermente diverso, scusatemi, è totalmente apocalittico. Comunque, per lasciarvi con delle parole di speranza, dopo chiudo, basta leggere comunque, e sempre qua dovete diffidare perché ho iniziato con basta, vi leggete storia dell'Italia, storia economica dell'Italia dal Medioevo a oggi e vedete che più o meno il modello di Carlo Cipolla, vedete che più o meno il modello è quello. Perché non è vero, non sono d'accordo con Vittorio su questa cosa, noi non siamo la materia prima, noi siamo produttori di materia derivata. Perché se vedete bene noi rimastichiamo sempre i contenuti già esistenti. Il livello di produzione di originalità che abbiamo noi è prossimo allo zero. Molto spesso pensiamo che sia originale perché non sappiamo tutto quello che c'è stato prima. Duchamp rideva, allora lui partiva dalla negazione del concetto di arte, per cui aveva fatto il portabottiglie, ok? E quando ha visto il portabottiglie che veniva battuto all'asta, ci è rimasto un po' male. Però cos'è che gli dava soddisfazione? Che le persone, quando andavano nelle ferramenta e vedevano il portabottiglia, partivano a ridere, perché dicevano mi posso comprare un Duchamp a molti meno soldi. E quindi aveva fottuto il sistema. Quindi il punto è questo. Cerchiamo di capire come noi alimentiamo le nostre e le timeline delle altre persone, ma non cercando di fare disobbedienza civile, ma cercando di non essere fottuti da noi stessi. Oh, ho trovato la conclusione perfetta. Vorrei che potremmo ora, dopo queste importanti parole, costruire un gruppo su Facebook in cui discutere di questi argomenti. Mi fermo, buona serata.